Voci.fm, il sito delle voci. Amici di Voci.fm, buon pomeriggio da parte di Marco Picchio. Eccoci qua con un altro grande ospite. Oggi si va veramente a tutta radio, lo possiamo dire forte, a tutta radio, anche perché ho qui un curriculum che è proprio, è un'enciclopedia in pratica. Si parte dagli anni 70, una vita farcita di radio, e l'ospite di oggi, l'avrete già riconosciuto sicuramente, è Gigio D'Ambrosio. Gigio, benvenuto su Voci.fm. Ciao Marco, bentrovato, mi fa piacere parlare con te e con chi ci sta seguendo. Allora, come tanti nella nostra community, anche tu hai iniziato a fare radio nei mitici anni 70. Anche io ho cominciato in quel periodo lì, ma non tutti abbiamo avuto la fortuna di iniziare da una grande radio che è Radio Milano International 101, la mitica 101, di cui poi sei anche diventato direttore artistico. Quindi sei partito, devo dire, alla grande. Ecco, sei stato parte integrante di un vero e proprio punto di riferimento per tutti quanti, per la radio. Raccontaci un po' come è iniziata questa esperienza importante, no? Sicuramente della tua vita. Avevo 16 anni, ero uno studente di liceo scientifico, grande appassionato di musica. Che era uno di quei ragazzi che a 10-11 anni, quando riceveva la paghetta dai genitori, anziché andarmi a comprare caramelle o altro, aspettavo che uscissero gli album di importazione che a Milano si trovavano in pochissimi negozi e me li andavo a comprare appena uscivano. Erano gli anni del rock progressivo, dei Genesis, dei King Crimson, dei Van der Graaf Generator, e quindi da appassionato di musica, appena nacque Radio Milano International me ne accorsi, perché avevo comunque a casa un piccolo impianto che, caso strano, riceveva anche l'FM, perché ai tempi di Radio FM non ce n'erano veramente. Quindi appena ho sentito, incidentalmente, poi per un banalissimo colpo di fortuna, a volte davvero gli sliding doors della vita ti cambiano radicalmente l'esistenza, ad un concerto di un gruppo al Palalido c'era Fabio Santini che presentava il concerto. Fabio Santini era uno dei conduttori di Radio Milano International e in particolare faceva una trasmissione che mi piaceva molto, che si chiamava New Generation. Quindi ho preso coraggio e alla fine del concerto, ritrovandolo sotto al palco, mi sono fermato, l'ho chiamato, gli ho detto: ah, io sono un tuo ascoltatore, mi piace molto, complimenti. E lui, probabilmente gratificato da questa cosa, mi ha detto: guarda, domani passami a trovare alla radio, perché ti faccio partecipare alla trasmissione come rappresentante di un target particolare, cioè i ragazzi, studenti del liceo. Sono andato il giorno dopo, ho detto due stupidaggini con lui alla radio, ma in quel momento è scoccato un amore che poi non si è più fermato. Ho chiesto di poter fare un provino, ho fatto un provino, mi hanno chiuso in uno studio con due giradischi, un registratore e un mixer, mi hanno detto, schiacciando rec play del registratore a bobine: vabbè, vai avanti, facci sentire quello che sei capace, quando finisci schiaccia stop e ci vieni a chiamare. E io per mezz'ora ho fatto le mie cose, alla fine di questa mezz'oretta schiaccio stop, esco e vado a chiamare il tipo, gli dico: guardi, avrei finito. Ok, va bene, ti facciamo sapere, tranquillo, me ne vado a casa. Passa una settimana, ne passano due, non mi chiama nessuno. Allora prendo coraggio, chiamo io e dico: scusate, io sarei venuto a fare un provino un po' di giorni fa, volevo sapere così per curiosità com'era andato, eccetera. La persona che mi risponde, Anna Mucci, mi dice: guarda, mi devi dire con chi l'hai fatto, che così mi informo. E dico: l'ho fatto con Rino sarebbe Rino Borra, che era comunque, era, perché non c'è più, Angelo, il fratello dell'editore principale. E comunque mi dice: ti richiamo e ti faccio sapere. A quel punto avevo perso ogni speranza. Invece passano 10 minuti, mi richiama e mi dice: senti, il provino è andato benissimo, per cui quando vuoi puoi cominciare. A posteriori ho scoperto che però quel provino non è mai stato registrato, e quando gli hanno chiesto a Rino com'era la registrazione, lui, per non fare brutta figura, per non dire che si era dimenticato di schiacciare il rec ma solo il play, ha detto: no, è perfetto, ha una gran voce, fantastico, prendiamolo. Allora, da quello che hai detto si evince una cosa, cioè che negli anni 70, per esempio, era forse anche paradossalmente più semplice, no? Perché c'era il rapporto umano. Oggi tu puoi mandare i file ma ti filano poco. A quei tempi bastava trovare la persona giusta, magari, come è capitato un po' anche a te. Sì, come credo sia capitato anche ad altri. Poi sul treno ci sali, devi sederti e imparare a rimanerci, cogliere l'occasione, l'opportunità e sfruttarla al meglio. Insomma, diciamo che cose che sono seguite poi sono andate piuttosto bene, quindi non mi posso assolutamente lamentare. Dunque, un'altra cosa su cui volevo mettere l'accento è la conduzione per 20 anni, più di 20 anni forse, di American Top 40. Sì. Che è la classifica ufficiale di Billboard. Sì. Tu sei stato la voce ufficiale italiana, e questo è un format della ABC, ti ha dato anche sicuramente tanta notorietà. Guarda, è stata una bella soddisfazione, perché noi che hanno la mia età si ricorderà che all'inizio le radio scimmiottavano un po' le sorelle maggiori degli Stati Uniti, con questo slang, con questo mirignao che faceva tanto DJ di un certo tipo. E io, appena ho potuto, a 20 anni, sono andato negli Stati Uniti per cercare di capire esattamente come funzionavano le radio.
siccome ero piuttosto curioso e intraprendente, mi era capitato di sentire sulle radio americane la trasmissione originale, quella fatta dal mitico Casey Kasem, che per molti anni ha condotto questo programma. Per darvi, come dire, una dimensione del fenomeno, questo signore all'ultimo rinnovo di contratto siglò con la ABC 3 anni per il modico compenso di $18 milioni, quindi 6 milioni all'anno, che sarebbero già tantissimi adesso, ma 35 anni fa erano veramente una montagna di soldi. Quindi comprammo per il mercato italiano la versione americana, dopodiché si prospettò la possibilità di farne una versione multilingue, perché la ABC, che comunque era proprietaria del format, decise di affiancare la versione americana, che andava comunque in tutto il mondo, alle diverse versioni locali, e quindi mi chiesero se avevo voglia di farlo. Feci un provino, andai a Los Angeles, la cosa piacque sia ai produttori che a Casey Kasem, e così per molti anni mi è capitato di farlo ed è stato molto divertente, direi. È stata una gran bella esperienza, che era affiancata al fatto che io comunque mi occupassi della radio anche come direzione artistica. Dunque la vita professionale è lunga, ma adesso veniamo un po' all'attualità. Tu sei una voce di RTL 102.5, attualmente va in onda dalle 21 alle 23 con il tuo Suite 102.5 insieme a Laura Ghislandi. Insomma, dai, ti puoi ritenere soddisfatto, sei in onda sulla radio forse più ascoltata d'Italia, possiamo dirlo, dai. Possiamo assolutamente sottolineare, è stata anche in questo caso una bella occasione, perché come forse sapranno le persone che insomma sono abbastanza vicine al nostro mondo, le disavventure di 101 nei primi anni del nuovo millennio fecero sì che la radio cambiasse proprietà e diventasse di Mondadori. Con Mondadori abbiamo lavorato un pochino, poi non ci siamo trovati reciprocamente a nostro agio, per cui a quel punto avevo deciso di smettere di fare la radio in qualche modo. Erano comunque 30 anni che la stavo facendo, per cui mi sembrava già, vuol dire, un lungo periodo. Dopodiché la nostalgia per il microfono si è fatta sentire. Ho fatto una brevissima apparizione a 105 Classic, che era una radio che adesso non esiste più, ma che ai tempi c'era, stiamo parlando di 15 anni fa, e ad un certo punto mi chiamò Lorenzo Suracci, che è il presidente editore di RTL, chiedendomi se avevo voglia di lavorare da loro, e quindi colsi l'occasione. Ormai sono a RTL da luglio del 2009, quindi ormai 11 anni, direi, da 9 credo faccio la suite con Laura, che è una magnifica partner, e si è aggiunto recentemente anche un giovane conduttore che si chiama Federico Pecchia e che è molto bravo, molto promettente, mi ricorda noi quando eravamo giovani, e secondo me è un ragazzo talentuoso che credo farà strada. Un'ultima cosa, parliamo anche di quelle che sono le esperienze con la televisione, sempre con la voce intendo dire. Tu sei una voce ufficiale per quanto riguarda i promo di Mediaset, no? E sei anche tristemente anche la voce di tutti quei promo del coronavirus, quelli che ci hanno accompagnato durante il lockdown praticamente, no? Di questa cosa che ci dici? Ma allora, quando la radio è poi diventata come dire un fenomeno più solido all'inizio degli anni 80, mi ero cimentato in altre cose, facevo il consulente musicale sempre per la neonata Canale 5 ai tempi, e feci il consulente musicale dei primi programmi, dei primi varietà, quello con Domenico Modugno, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, sto parlando del Giurassico Terzo. Ma ad un certo punto cambiai, andai a lavorare per la Rai facendo il programmista regista di Disco Ring, che era una storica trasmissione musicale, e alla fine di quell'esperienza mi domandai perché, se da una parte è vero che ero appassionato di musica, dall'altra in qualche modo non avrei potuto sfruttare un'altra delle peculiarità che ha chi fa il nostro mestiere, cioè quello di usare la voce. E quindi anche lì ho studiato un pochino, ho fatto i corsi necessari per ripulire la dizione e via discorrendo, e ho avuto l'opportunità di rientrare a Mediaset principalmente, con cui lavoro come speaker dall'85-86, per poi fare anche la pubblicità, i documentari, le mille altre cose che si fanno nel lavoro da speaker. Dopodiché di trasmissioni con Mediaset abbiamo fatte direi tante, forse quasi tutte, parlo della parte speakerata ovviamente. Attualmente sto facendo Verissimo, perché comunque è fermo, o comunque stanno andando degli speciali già preregistrati, ma da tanti anni sono stato per molti anni la voce dello sport, del calcio, di tutte le reti premium, sempre di Mediaset, e da tanti anni la voce, diciamo, della comunicazione istituzionale, per cui quando ci sono le elezioni spiego come si fa a votare, e quando c'è purtroppo il coronavirus devo raccomandare. Ci dici come stare a casa, insomma. Ecco. Esattamente. Che allora, di aver ricevuto molte maledizioni, perché no, l'hanno programmato saturando le orecchie, non solo. È vero.
ma d'altronde io registro una volta, poi loro magari fanno quello che vogliono. Certo. Un'ultima cosa, abbiamo un minuto. Noi abbiamo una community molto grande di migliaia, migliaia di iscritti che chiaramente fanno molto spesso questo lavoro, quindi gli speaker radiofonici. Ai più giovani, per esempio, che consiglio potresti dare per affacciarsi a questa professione? Crederci, ma questa è una cosa che dicono tutti per qualsiasi tipo di aspirazione, sogno o voglia di fare qualcosa. Per la radio in particolare, essere voi stessi. Oggi la radio è comunicare ciò che si è, tirare fuori la parte empatica che ognuno di voi ha sicuramente e che usa magari per conquistare un partner o per essere simpatico, carino, divertente con gli amici, socievole con chi incontra. Ecco, essere veri e avere qualcosa da dire o da dare, oggi con la radio si può fare e si deve fare, perché non funziona più la finzione, quella la lasciamo ad altri mezzi, la lasciamo a chi usa Photoshop sui social, a chi si trucca per andare in televisione. La radio è, secondo me, oggi più che mai verità, naturalezza, essere se stessi. Niente vocione, ma più empatia e carattere, mettiamola così. Ma guarda, non esistono brutte voci, esistono voci particolari. Poi ci sono magari timbri che sono un po' più gradevoli, vale per gli uomini e per le donne, però è molto più importante ciò che si dice e come lo si dice, piuttosto che la voce fine a se stessa. Una bella voce che non sa comunicare non serve assolutamente niente. Meglio una voce normale che però sappia far parlare il cuore. Bene Gigi, è stato un piacere enorme fare queste quattro chiacchiere con te. Grazie per essere stato ospite qui su Voci.fm. Buon lavoro e a presto. In bocca al lupo a tutti, a presto, grazie, ciao. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.